Il rumore della pioggia, che aveva ripreso a scorrere più forte, sprofondò Oki in una solitudine nuova. Com'è egoista questa solitudine, si disse Oki. Viene e va quando le pare. Sei capace di dormire con me tra le braccia, ma senza far niente? Gli disse Keiko con una voce soave, scrutandolo in viso da sotto in su. Oki si distese con un braccio attorno al collo di Keiko, senza una parola. Lo affliggeva l'immagine lontana di Otoko, non gli dava pace. Fu Keiko a venirgli vicino per prima. Oki disse a un tratto: Comincio a sentire il tuo odore. Il mio odore? Chiese Keiko. L'odore della donna, disse Oki. Per via dell'umidità nell'aria, forse? Ti dà fastidio? No, non ha nulla a che fare con l'umidità. È il profumo della donna. Sigla. Salve a tutti, benvenuti in un nuovo video. Io sono Gualtiero e questo è il mio canale, un canale dove parlo di una delle mie più grandi passioni, ovvero quella per i libri, con la speranza di instillare un po' di curiosità in chi guarda i miei video, facendo conoscere dei titoli che secondo me vale la pena di leggere. Nel caso non l'avessi ancora fatto, vi ricordo che potete iscrivervi qui sotto, lasciare un commento, mettere un mi piace, eccetera, eccetera. Il libro di cui voglio parlare oggi è Bellezza e Tristezza di Yasunari Kawabata, ma come sempre, prima di parlare del libro in sé, due cenni biografici sull'autore. Yasunari Kawabata è nato a Saka, in Giappone, nel 1899, viene annoverato tra i più grandi scrittori della letteratura moderna giapponese. Ha avuto un'infanzia non semplice, in particolare a causa della morte prematura dei genitori, ma nonostante questo ha continuato gli studi fino a laurearsi in letteratura giapponese all'Università Imperiale di Tokyo, ma già prima di finire gli studi aveva cominciato a scrivere qualche racconto. È solo dopo la laurea che diventerà uno scrittore a tutti gli effetti e inizierà a dedicarsi solo a quello. Kawabata ha sempre avuto una fascinazione per l'Occidente e nelle sue opere si possono notare sia le influenze appunto occidentali, quindi delle avanguardie letterarie europee dell'epoca, ma anche certi spunti presi dalla tradizione giapponese. Ha scritto tantissime opere sperimentando tecniche narrative diverse. In Occidente le sue opere più famose sono Il Paese delle Nevi e Bellezza e Tristezza. Grazie anche a queste due opere ci troviamo di fronte oggi a un primato. Dovete sapere infatti che Kawabata è stato il primo giapponese a ricevere il premio Nobel per la letteratura. Giù il cappello per il premio Nobel. Prima di passare al libro c'è ancora da dire che le circostanze della sua morte rimangono ancora misteriose, ma la maggior parte tutti gli indizi praticamente suggeriscono che si sia tolto la vita nel 1972 e dopo questo finale poco allegro direi finalmente di passare al libro. In Bellezza e Tristezza conosciamo subito il protagonista, Oki, uno scrittore 55enne sposato con figli che per la notte di Capodanno vorrebbe tornare a Kyoto per risentire le campane suonare. Poco dopo veniamo a scoprire che il vero motivo per cui vorrebbe tornare a Kyoto è per cercare e trovare Otoko. Otoko è una ragazza che lui aveva conosciuto quando era molto giovane e con la quale aveva avuto rapporti. All'epoca lui aveva 31 anni, lei quasi 16. Sono passati 24 anni, quindi lei dovrebbe essere vicina ai 40 anni adesso. Oki non ha mai dimenticato Otoko, per l'intensità del rapporto che hanno vissuto, che viene descritta nel libro, ma soprattutto perché Otoko è stata di ispirazione per il romanzo che ha scritto Oki, che si intitola La sedicenne, un romanzo che ha avuto un successo gigante in tutto il Giappone e che, nonostante siano passati più di 20 anni, viene ancora letto da tantissime persone in Giappone. Come sempre non vado troppo oltre con la trama per non rovinare l'esperienza di lettura, vi dico solo che la storia si svilupperà in modo particolare e inaspettato. Quello che però volevo sottolineare di quello che mi è piaciuto di questo libro sono le sequenze descrittive, le atmosfere che riesce a creare Kawabata e per farvi un esempio vi leggerei subito un passaggio. E Kawabata scrive: I ciliegi erano in fiore, ma per via del tempo il numero dei gitanti era inaspettatamente scarso. Era questa un'altra ragione per cui Otoko aveva detto: Mi piace qui anche con la pioggia.
L'acqua rugiola di primavera avvolgeva di un velo sottile le montagne dall'altra parte del ponte, ammorbidendo la loro sagoma sublime. Lasciato il ristorante, si incamminarono verso la macchina, ammirando il panorama delle montagne. Intanto, benché la pioggia continuasse a cadere, non sentivano il bisogno di ombrelli. Come spesso accade in quella stagione, infatti, era più una foschia che una pioggia vera e propria. Le tracce sottilissime disegnate dalla pioggia si dileguavano nell'aria prima di cadere sull'acqua del fiume. Sul pendio delle montagne, dove i ciliegi in fiore si mescolavano tra il verde fresco di primavera, tutto era offuscato dalla pioggia. Non soltanto le montagne di Arashiyama acquistavano fascino sotto la pioggia di primavera, anche il Saoiji, il tempio del muschio, e il Ryoanji, il tempio del giardino delle rocce, erano più belli del solito. La morbida distesa dei muschi bagnati dalla pioggia e perciò di un verde più fresco era macchiata qua e là dai minuscoli fiori bianchi di hashibi sparsi a terra, e in mezzo a quel tappeto colorato c'era una camelia rossa. Il fiore rosso, con la sua forma intatta, si stagliava miracolosamente contro il verde dei muschi. Pure le rocce del giardino del Ryoanji erano bagnate, e ciascuna di esse rivelava il proprio colore primitivo. Beh, bellissimo passo, molto poetico, quindi perché leggere Bellezza e Tristezza? Il mio motivo principale è stato la curiosità, quella che cerco di instillare in chi guarda i miei video. Semplicemente mi piace scoprire premi Nobel di diversi paesi, ancora di più se, come nel caso di Kawabata, sono stati i primi del loro paese a ricevere questo grande riconoscimento. Poi, come vi ho accennato prima, ci sono delle sequenze descrittive veramente coinvolgenti, delle atmosfere che riescono a farti immergere nel racconto, e comunque l'intreccio, la trama non è male, anzi, a volte riesce anche a sorprenderti in modo inaspettato. E altro fattore molto importante, è un modo per confrontarsi con uno stile di scrittura diverso. Nonostante le influenze occidentali che ha avuto Kawabata, leggendo Bellezza e Tristezza, ma deduco anche altri romanzi, vi renderete conto proprio di come vengono scritti in maniera diversa. C'è un approccio diverso sia per quanto riguarda la storia, l'uso di parole, di come far susseguire i fatti. È un insieme di cose difficile da sviscerare nel singolo, ma che leggendo vi farà percepire appunto di stare leggendo qualcosa che non è totalmente occidentale. Un ottimo modo anche per immergersi nella cultura giapponese. Tra l'altro mi piacerebbe anche recuperare Il Paese delle Nevi. Se qualcuno di voi l'avesse letto, mi farebbe piacere sapere qui sotto come gli è sembrato, cosa ne ha pensato del libro. Per concludere, Bellezza e Tristezza di Yasunari Kawabata, super consigliato soprattutto per gli amanti della cultura e della letteratura nipponica. Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato, vi ricordo che nel caso non l'aveste ancora fatto potete iscrivervi qui sotto, lasciare un commento, mettere un mi piace, condividere, farlo vedere ai vostri amici, riguardare i miei video vecchi se li avete già visti, guardare i video nuovi se vi siete iscritti da poco e avete tanto da recuperare. Come sempre, un piccolo passo da parte vostra, un grande passo non per l'umanità, ma per il mio canale. Grazie ancora per aver guardato e noi ci vediamo al prossimo video.